Vista l'approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, conferiamo a Filippo Antonio De Cecco la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Alimentari. Teramo, dalla residenza, 10 luglio 2015. Per aver contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale, promuovendo l'imprenditoria italiana nel mondo e mantenendo un forte legame con la terra di origine. E questa la motivazione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Alimentari a Filippo Antonio De Cecco. Un grandissimo onore per me, per la mia azienda, per tutti i dipendenti della De Cecco. Chiaramente i risultati si raggiungono sempre con l'aiuto di tutti. È il riconoscimento degli sforzi fatti in questi ultimi anni, non diciamo quanti, che ne sono tanti. La cerimonia in forma solenne si è svolta questa mattina nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Teramano. Il Cavalier De Cecco ha apportato un contributo straordinario non solo nella realizzazione di un gruppo industriale di prim'ordine, ma anche come lo definirei ambasciatore della cultura italiana e della cultura abruzzese nel mondo. È possibile, anche partendo dall'Abruzzo, raggiungere degli obiettivi e giocare un ruolo di attore primario in contesti internazionali. Questo vogliamo sottolineare ai nostri ragazzi, ponendo bene in evidenza che con l'impegno nel proprio lavoro è possibile fare di tutto. Qualora fosse necessario sintetizzare le attività di Filippo Antonio De Cecco e dell'azienda da lui diretta, non si potrebbe certo fare a meno di menzionare la perseveranza nella ricerca della qualità e il controllo della intera filiera produttiva, due azioni che necessariamente si intersecano e trovano ragione l'una nell'altra. Ma nonostante i grandi riconoscimenti a livello internazionale, Filippo Antonio De Cecco oggi afferma: si può sempre fare di più. Nella storia imprenditoriale c'è sempre qualcosa che si pensa che si poteva fare meglio, e quindi di cose ce ne sono veramente tante, non ce n'è una in particolare, e si ripensa sempre alle cose fatte e si pensa che si potevano forse fare meglio e in modo più proficuo, diciamo. È un riconoscimento importante per un imprenditore internazionale che parte dall'Abruzzo. Per un imprenditore internazionale, per una famiglia abruzzese importante che è partita dall'Abruzzo, il Cavalier De Cecco rappresenta per l'Abruzzo un eccezionale ambasciatore di tutto il settore agroalimentare in Italia e in tutto il resto del mondo.